Se anche voi avete riscontrato questo errore, tanti di voi me l'hanno chiesto, come mai OpenCore Legacy non inizia a creare la penna per l'installazione ovviamente del macOS? Ecco la soluzione forse. Vedete, qua si è bloccato, ovviamente l'installazione, la creazione della penna non va avanti. Quindi una delle cose che possiamo fare innanzitutto è spegnere e diciamo uscire da Open Legacy, ma dobbiamo farlo brutalmente, praticamente andando a fare l'uscita forzata. Ecco, bisogna uscire forzata da Open Legacy, praticamente forzare l'uscita. Ecco, questa è un'operazione che non comporta nulla, non vi preoccupate, non succede nulla e non rovinate niente. A questo punto, una volta che Open Legacy si è spento, si è chiuso, andiamo in Utility Disk. Vedete, ci sono tanti dischi virtuali aperti, che non so cosa siano, perché li apre, ovviamente così. Io provo a espellerli, ma non se ne vanno neanche se vi prego in qualsiasi lingua, quindi continuo a provare questo sistema, ma non funziona. L'unica cosa da fare in questi casi è togliere la pennetta, il pendrive direttamente a mano dal computer. Non succede niente, perché sulla penna non abbiamo nulla. Quindi andiamo con la nostra manuzza e togliamo la penna dal nostro Mac. Vedete, sparisce tutto, ok? Una volta tolta la penna, riandiamo a inserire la penna, ovviamente, perché ci serve per creare questa pen drive. E una volta che il Mac l'ha riconosciuta, l'abbiamo selezionata, possiamo andare a inizializzare nuovamente la nostra pennetta. Quindi andiamo su inizializza e andiamo a scegliere il tipo di, diciamo, di formattazione APPS. Ok, APPS è la prima. Il nome possiamo lasciarlo così, andiamo avanti. Una volta conclusa la formattazione della nostra penna, possiamo allora riaprire e rilanciare OpenCore Legacy. Una volta rilanciato OpenCore, rifacciamo la stessa operazione. Praticamente la seconda voce, a partire da sinistra, andiamo a scegliere il sistema operativo che abbiamo scelto per l'installazione. Riandiamo a creare la pennetta, scegliendo ovviamente la flash drive che abbiamo inserito. La andiamo a selezionare. A questo punto, ovviamente, OpenCore ci dirà se vogliamo essere sicuri di cancellare il contenuto. Andiamo a cancellare e il gioco è fatto. Forse questo video ha risolto molti problemi a molti di voi, spero, ok? Un abbraccio, ragazzi.